Ciao e benvenuto sul nostro canale Supporto. Esistono diverse soluzioni per mantenere e rendere il tuo PC più rapido e fluido. Le regole di base sono ovviamente di avere sempre il sistema aggiornato e non avere virus o altri software malevoli nel sistema, cioè avere un buon antivirus. Ma qui ti presentiamo altre azioni da svolgere per migliorarne le prestazioni. Riduci i programmi all'avvio. Uno dei motivi principali per cui i computer funzionano lentamente è perché ci sono troppi programmi che vengono eseguiti automaticamente in background. Ti mostriamo come procedere. Fai clic destro su Start e scegli Gestione attività. Vai nella scheda Avvio. Dalla lista scegli quali applicazioni non sono necessarie che vengano aperte automaticamente all'avvio di Windows. Quindi fai clic destro sull'applicazione e clicca Disabilita, oppure sul pulsante in basso Disabilita. Però mantieni attivi antivirus e firewall. Il tuo antivirus e firewall sono necessari per la sicurezza del sistema, quindi lasciali sempre abilitati. Ovviamente l'hardware e il software del PC devono soddisfare i requisiti minimi se usi un software particolare. Se non hai i requisiti minimi, può quindi risultare rallentato. Quindi verifica sul tuo sistema che dispositivi hai. Puoi avere una visione di base dei componenti facendo clic destro su Start e scegliere Sistema. Qui hai solo alcune informazioni su processore, memoria RAM e tipo di sistema operativo. Per ottenere informazioni su tutti i dispositivi, sempre con clic destro su Start, scegli Gestione dispositivi. Espandendo gli elementi puoi trovare maggiori informazioni. Confronta quindi le specifiche richieste per il software e le tue installate e se non coincidono perché troppo limitate possono essere la causa del rallentamento. Le opzioni di risparmio energetico per gestire il consumo della batteria o energia hanno un'incidenza diretta sulle prestazioni del computer. Per modificare il risparmio energetico fai clic destro sull'icona della batteria e scegli opzione di risparmio energia. Se imposti un consumo bilanciato, il sistema ridurrà le prestazioni per limitare il consumo della batteria, quindi potrà risultare più lento. Se invece selezioni prestazioni elevate, il sistema sfrutterà al massimo le sue capacità, ma consumerà più batteria e scalderà di più. Oltre a scegliere il tipo di risparmio energia, puoi anche modificare le impostazioni cliccando su Modifica impostazioni. Puoi personalizzare alcune cose in base all'utilizzo con batteria o con alimentatore. Ma se clicchi su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia, potrai agire per ogni componente, per esempio per la scheda wireless, la scheda video, il multimedia, eccetera. Puoi anche prendere in considerazione l'eliminazione di applicazioni e software che non usi mai o raramente. Fai semplicemente clic destro su Start e scegli App e funzionalità e dalla lista cerca e disinstalla quello che vuoi eliminare. Selezionalo e clicca su Disinstalla e segui le istruzioni. Se non sei sicuro che cosa sia e che cosa facciano alcune applicazioni, cerca di trovare più informazioni, ma se hai ancora dei dubbi, non eliminarle. Un PC con hard disk quasi pieno può avere prestazioni limitate. Quindi, regolarmente, verifica e procedi con una pulizia del disco e cerca di liberare spazio spostando i vecchi file che non usi su dispositivi esterni, che siano dischi oppure nel cloud. Abbiamo dei video dedicati che spiegano come liberare spazio sul disco anche grazie al sensore di memoria di Windows 10. Un'altra soluzione per il disco, se il tuo sistema lo permette, è installare un secondo disco, così da utilizzare il primo per il sistema operativo e alcuni software e il secondo per file e altri programmi. Come ultimo consiglio, ma che potete utilizzare da subito perché è il più semplice e completo, è utilizzare l'applicazione del Support Assist. Questa applicazione propone più utility per migliorare le prestazioni del PC. O le avvii tutte una volta aperto Support Assist, oppure dalla home page puoi procedere passo passo. Puoi eseguire una scansione hardware cliccando su Avvia ora, puoi eliminare i file inutili ed hai anche una sezione specifica per ottimizzare le prestazioni. Se nonostante tutto il sistema ti risulta troppo lento e non riesci ad utilizzarlo bene, prova a consultare i nostri video di supporto qui sul nostro canale per trovare altre soluzioni e consigli, oppure contattaci su Facebook e Twitter. Se vuoi rimanere aggiornato quando pubblichiamo nuovi video, iscriviti al canale e fai like se ti piacciono questi video di supporto in italiano. Ciao e a presto!